Ma non ce l'ho mai avuta questa roba, mi hanno fregato, li denuncio, li voglio denunciare, io quando lo comprai sul PS non mi hanno dato nessun pacchetto, non ho avuto nessun occhiali di... e nessun copricato d'esta ceppa, li denuncio 20 anni dopo, li denuncio! Bella a tutti ragazzi e benvenuti. Non si dice più bella a tutti, è vecchio, 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 vecchio. Benvenuti a tutti ragazzi, sono Mighty Mars in questa nuova veste del canale Zio Cabinato. L'ho voluto chiamare perché mi piaceva. E perché ho dato questo nome? Perché la veste del canale cambia, da oggi cambia. Tratteremo tutto quello che è anni 80 e 90. Questo ventennio per me è bellissimo, dove sono racchiusi tutti i miei ricordi più belli, adolescenza, infanzia, anzi prima infanzia e poi adolescenza, forse, se non mi ricordo male. E quindi tratteremo tutte queste tematiche, principalmente game, ma non solo, anche cartoni animati, tipo i Mene che adoro. E telefilm e anche giocattoli, perché io sono anche un collezionatore di giocattoli e quindi è tutto quello che è anni 80 e 90, quindi faremo un po' di tutto. Poi ovviamente anche se c'è qualche gioco anche nuovo che mi piace, di simulazione soprattutto, porteremo anche quello, ma principalmente il gioco. Principalmente questo canale è anni 80 e 90. Oggi faremo una cosa un po' particolare. Oggi parleremo della storia di un gioco, Magic Carpet, perché voglio fare anche una serie sulla storia dei giochi. Ok? Quindi oggi parleremo della storia di Magic Carpet, come è nato, quando è nato, etc. Intanto, non so se voi conoscete Magic Carpet, un gioco bellissimo nato nel 1995. Inizialmente è stato prodotto per il Sega Saturn, che non so se vi ricordate, il Sega Saturn era praticamente un lettore CD barra DVD, ma non credo che all'epoca ci fossero ancora i DVD, forse era proprio CD, e che si incastrava sopra il Mega Drive normale, bruttissimo, orribile, penso che nessuno l'abbia mai comprato, e fu un flop abbastanza grosso. Ed era anche molto molto caro. Io all'epoca avevo il Mega Drive, se non ricordo male, ma non lo degnai nemmeno di uno sguardo. E ancora oggi, se per caso uno lo volesse comprare per collezionarlo, è caro pure oggi, perché ce ne sono pochi a giro. Quindi torniamo su questo gioco meraviglioso, Magic Carpet. Io lo giocai nella PS1 praticamente. Magic Carpet prende spunto dalle storie della Mille e una Notte, dove racconta come il principe Husein, figlio maggiore del sultano delle Indie, si reca a Bisnagar in India e acquista questo tappeto magico con il quale fa tutte le sue belle avventure, droga, sesso e rock and roll e va a giro per il mondo. Il gioco Magic Carpet è un videogioco volante 3D sviluppato dalla Balrog Production e pubblicato da Electronic Arts nel 1994. La sua grafica e il suo gameplay erano considerati innovativi e tecnicamente impressionanti al momento dell'uscita, ed è vero, lo confermo, perché aveva ai tempi una bellissima grafica e poi era innovativo perché era, tra virgolette, il primo approccio di Open World. Magic Carpet, ok, è un pacchetto di espansione in the world, è stato rilasciato per DOS nel 1995, che ha aggiunto 25 livelli e una grafica a tema invernale. Va bene. Un pacchetto di compilation Magic Carpet Plus che includeva il gioco principale e l'espansione, utilizzato come base per i porti di PlayStation e Sega Saturn nel 97. Ok, un sequel è stato rilasciato nel 95, Magic Carpet 2, e c'ho pure questo perché adesso io l'ho cercato per tanto tempo Magic Carpet, l'ho ritrovato su GOG Galaxy, quindi se vi dovessero interessare questi giochetti vecchi,
Ho visto che su GOG ce n'hanno veramente tanti e costano anche poco. Allora io non so il prezzo, ragazzi, perché non sto in Italia, quindi l'ho comprato con una moneta che non è l'euro, quindi non vi posso dire quanto costa, però sicuramente poco. Storia: il giocatore interpreta un mago su un tappeto magico che vola sull'acqua, sulle montagne e suol di terreno, mentre distrugge mostri e maghi rivali che sono controllati dal computer, e raccoglie mana, che viene raccolto da un mongolfiere conservato nel castello del giocatore. Quindi praticamente lo scopo del gioco è costruirsi questo castello che fa da magazzino, praticamente, e più mana raccogliete, più il castello diventa grande, più si può autodifendere, più raccoglie velocemente, perché aumenta anche il numero delle mongolfiere che vanno a raccogliere questo mana. E in più, credo che missione dopo missione trovate delle varie magie per diventare sempre più potenti. Credo che le missioni inizialmente siano brevissime, poi piano piano diventano sempre più complesse. Perché io in realtà questa cosa delle missioni non me lo ricordo, io mi ricordavo che era libero, open world, cioè andavi, diventavi potente, invece è a missione. Forse il 2 non è così, non ricordo perché il 2 non l'ho ancora rigiocato. La storia è raccontata in un filmato che ritrae le pagine di un libro che vengono capovolte. Secondo questa storia, il mana è stato scoperto e, sebbene inizialmente avesse usi benefici, la sua ricerca ha reso le terre aride. Peggio ancora, molti maghi corrotti iniziarono a rivolgersi al mana per i propri scopi nefasti, portando infine una guerra tra di loro, tipo il petrolio oggi. I maghi combattenti iniziarono a usare incantesimi più distruttivi ed evocare mostri mortali, l'ultimo dei quali spesso si rivoltava contro di loro. Un mago sperava di porre fine a tutto con un incantesimo onnipotente, ma invece ha lasciato il mondo in frantumi. Bravo, complimenti. Solo il suo apprendista è sopravvissuto e il suo obiettivo è di riportare il mondo, i vari mondi, in equilibrio. Il gioco deve visitare diversi piccoli mondi, come dicevo prima, sferici. 45 nel gioco originale, nella scatola dice 50. Quindi che fa, frega? Ma non sono effettivamente presenti gli altri 25 nell'espansione. Questa non la sapevo. Il giocatore può distruggere i mostri nemici per recuperare il mana che si lasciano dietro, rappresentato da piccole perle di varie dimensioni, lo potete vedere anche dal video. Per fare ciò, il giocatore deve possedere il mana in modo tale che i palloncini vadano alla raccolta di questo mana e lo portino al castello. Ok, questo l'avevamo detto anche prima. Man mano che il giocatore espande il castello, genera palloncine aggiuntive e guardie armate che difendono il castello dagli attacchi dei maghi nemici, perché i maghi nemici anche loro volano sul loro bel tappetino, c'hanno le loro belle magie, ti fregano il mana in ogni maniera e ti attaccano, poi è a gradi, man mano che avanzi più aggressivi diventano. Oltre a magazzinare il mana, il castello funge anche da base, dove il giocatore può recuperare salute e mana. Alla morte il personaggio può respawnare nel castello. Morire senza il castello costringe il giocatore ad avviare il turno. Ok. Il gioco è stato promosso con un budget di marketing di 307.000 dollari. Il gioco supportava degli effetti analifi 3D e autostereogramma. Gli occhiali 3D sono stati forniti con il pacchetto. Non lo sapevo! Gli occhiali 3D sono stati forniti con il pacchetto di gioco che veniva supportato nel copricapo VFX1. Minchia! Ma non ce l'ho mai avuta questa roba, mi hanno fregato! Li denuncio! Li voglio denunciare! Io quando lo comprai sul PS non mi hanno dato nessun pacchetto! Non ho avuto nessun occhiali di... e nessun copricapo di sta ceppa! Li denuncio! 20 anni dopo! Li denuncio!